perché la città metropolitana di Napoli, nel nostro caso, è la seconda per densità abitativa in Europa, dopo Barcellona, prima di Atene. Questo vi dà già l'idea della dimensione di riferimento. E la città metropolitana di Napoli ha il più alto, o comunque uno dei più alti avanzi di amministrazione in Italia, circa 500 milioni di euro, che sta già spendendo per i 92 comuni e oltre 3.000 cittadini dell'area metropolitana di Napoli per investimenti importanti sia sulle coste, sia sulla viabilità e sia soprattutto sul potenziamento dell'edilizia scolastica. Teniamo conto che il Recovery and Resilience Plan prevede sicuramente quattro linee di attività importantissime per gli enti locali. Mi riferisco al Renovate, cioè al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, al Rechange and Refuel, ossia la promozione delle tecnologie pulite per accelerare l'utilizzo di trasporti sostenibili, e inoltre almeno altre due linee di attività, cioè il Connect, vale a dire il rapido rispiegamento dei servizi a banda larga. Teniamo conto che la nostra città metropolitana ha digitalizzato la totalità già dei provvedimenti amministrativi. E infine il Modernize, ossia la digitalizzazione della pubblica amministrazione dei servizi pubblici. E questo primo step fatto per città metropolitana come ente deve servire per uscire, diciamo così, dal palazzo e andare incontro a tutte le comunità locali, cioè ai 92 comuni dell'area metropolitana. Per i 209 miliardi della Next Generation Italia, 63,7 miliardi sono di sussidi, i famosi grants, e 117 sono di prestiti, loans. Quindi noi contiamo, naturalmente, sulla base di quello che il governo deciderà, sugli uni e sugli altri, tenuto conto del fatto che il 70% di questa somma, dell'intera somma di 209 miliardi, deve essere spesa tra il 2021 e il 2022, il rimanente, il 30%, nel 2023. Noi siamo pronti, occorre anche un rinnovamento della pubblica amministrazione e solo Città Metropolitana ha perso oltre il 40% del proprio personale. In Italia mediamente oltre 220.000 persone nella pubblica amministrazione nell'ultimo decennio, quindi c'è bisogno di energie giovani, energie nuove, energie digitali, cioè persone che abbiano confidenza con i sistemi informatici, naturalmente, per fare squadra. Consideriamo che mediamente nella pubblica amministrazione di circa 3 milioni e 200 mila dipendenti, addirittura la media è di 55 anni. Abbiamo bisogno di energie, di rinnovamento, di attrarre giovani che vengano nella pubblica amministrazione a sostenere gli interessi delle nostre comunità. È fondamentale, è diciamo essenziale rinnovare la pubblica amministrazione e soprattutto formazione e aggiornamento spinto. Io ho due giovani figlie, una è ingegnere biomedico e un altro è un funzionario proprio all'INPS, tra l'altro. Io penso che loro abbiano una grande, grandissima opportunità. Bisogna raccogliere la sfida del rinnovamento della pubblica amministrazione, bisogna uscire dall'ottica della burocrazia difensiva e comprendere che l'Italia è solo sedicesima nella classifica dei dipendenti della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la Norvegia, ci sono 160 dipendenti pubblici per 1.000 abitanti, 140 per dipendenti pubblici per 1.000 abitanti in Danimarca, 115 in Finlandia. L'Italia è ben sotto il livello della Francia, del Regno Unito, ma anche dell'Austria, anche del Belgio. Noi siamo solo sedicesimi e abbiamo 56 dipendenti per ogni 1.000 abitanti, 56 dipendenti pubblici. C'è bisogno quindi di una campagna di rinnovamento generazionale, quindi di avere nuovi innesti nella pubblica amministrazione, di unire sinergicamente esperienza, competenza e innovazione.